libertà. Velluto. Ma io, sai, avrei preferito qualcosa di più. Come di più? Di ancora un po', di... No, un po' meno. Bentornati sul mio canale anche oggi. Ciao da Ale. E benvenuti come sempre con i vlog dedicati, in questo caso, alla grande storia di questo show del sabato sera, che è stato fantastico. Abbiamo iniziato a raccontarlo dalla prima edizione del 79-80. Questa era praticamente l'edizione a cavallo fra il decennio degli anni 70 e i primi anni 80. E poi l'abbiamo raccontato praticamente tutto fino ad oggi. Oggi parliamo di un'edizione che è quella del 91, che è veramente eccezionale perché sarà affidata alla grande Raffaella Carrà. Anche in questo caso si parlerà tantissimo di fantastico, perché accadrà di tutto in questo caso. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, se vi piace l'argomento relativamente alla storia di fantastico troverete tutta la serie all'interno appunto di una serie che è dedicata agli show televisivi, ai programmi musicali televisivi, insomma ci sono tante cose in questa playlist e quindi andate a vedere perché ci sarà da sbizzarrirsi. All'interno di quella playlist troverete anche tutta la serie di Fantastico. Oggi vi racconto il Fantastico, l'ultimo in assoluto di Raffaella Carrà del 91 e lo sfortunatissimo remake che fu fatto qualche anno più tardi. Buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Come la Carrà, magari un po' più giovane, ragazzi, sì, sì. Carina. Ecco che ha cambiato. Che sbadaglio. Io non me ne devo andare via perché la vera Carrà prima di tutto sono io. Una sola. E no, poi... la vera Carrà sono io, ho anche le prove. Fantastico del 1991 fu condotto da Raffaella Carrà e coincise proprio con l'ultima edizione canonica di questo programma che presentò accanto a Johnny Dorelli, mentre la parte comica fu affidata a Gianfranco D'Angelo, che era protagonista di sketch comici a cui prendeva parte anche la Carrà, in cui i due parodiavano celebri coppie del jet set italiano e internazionale, parodie poi riproposte anche dai due alcuni anni dopo a Caramba che sorpresa. Fantastico in questo caso si chiama Fantastico 12 e registrò un ulteriore calo di ascolti purtroppo rispetto all'edizione precedente, con una media di 7.800.000 telespettatori, molto deludente se confrontata con l'ascolto medio delle precedenti edizioni dello show, che dimostrò definitivamente che il varietà aveva ormai fatto il suo tempo. E infatti questa edizione fu mal gestita anche per via dei cattivi rapporti che ci furono fra Raffaella Carrà e Johnny Dorelli. Dopo nudo, dopo. Dove sei rimasti allo spaventapasseri? A Fantastico 12 comunque non mancarono momenti memorabili ed è ricordata in particolare per due episodi. Il primo riguardante l'ospitata di Roberto Benigni il 19 di ottobre, che simulò un amplesso con la Carrà fino a cinturarla per poi cimentarsi in una elencazione dei vari modi di pronunciare gli organi genitali maschili e femminili. Di diversa natura fu invece l'intervento di Corrado, quello del 9 novembre, partner storico della Carrà, di due edizioni di Canzonissima, come ricorderete, del 70 e del 71, ma anche della terza edizione di Fantastico nell'82. Alla sua vista la conduttrice si commosse fino alle lacrime, provocando l'ironia del presentatore romano che disse: non mi era mai capitato di essere ricevuto da una che piange. L'ultima puntata di Fantastico andò in onda il 6 gennaio del 92. Molti giudizi retrospettivi di diversi critici televisivi sono concordi nel far coincidere con la conclusione della trasmissione anche la fine dell'epoca del varietà televisivo italiano inteso in senso classico. Miscela! Regoliamo Riccardì oppure... Eh? Oppure, Salvatore, che mo chiedi a fare? No! Prima di parlarvi però del remake sfortunatissimo che è stato fatto alla fine degli anni 90 di questo Fantastico, vi parlo anche del Fantastico che non c'è mai stato. Esiste e c'è davvero un Fantastico che poi non è mai andato in onda. Allora, nella primavera del 92 Maffucci, era all'epoca capostruttura Rai, annunciò la preparazione di Fantastico 13, con il previsto ritorno alla conduzione di Enrico Montesano. Stavolta però ci doveva essere insieme a lui Alba Parietti, ma dopo
In seguito al grande successo ottenuto in quei mesi, La scommettiamo che, condotto da Frizzi e Mini Carlucci e diretto da Michele Guardì, i vertici della Rai decisero di promuovere quest'ultimo come nuovo varietà del sabato sera autunnale abbinata alla Lotteria Italia, e quindi Fantastico 13 non andò mai in onda. La sigla, dobbiamo cambiare! No, la sigla, possiamo cambiare! Todo il mondo bussa a casa mia, ama l'Italia. Nel 1997 la Rai decise di riprendere Fantastico e rimandarlo in onda, con una formula riveduta e anche aggiornata. A presentarlo fu scelto Enrico Montesano, che già l'aveva fatto nell'88, e la Mili Carlucci. Ma non furono soli, ci furono anche Fausto Leali, Evi Stewart e anche Mario Merola. La sede era il Teatro delle Vittorie, la regia di Giancarlo Nicotra. Allora, in questo Fantastico remake c'era la sfida fra due squadre di concorrenti in rappresentanza di due differenti annate. I concorrenti dovevano rispondere a svariate domande di questi anni che erano appunto stati decisi, su tanti argomenti tipo personaggi, eventi sportivi, film, programmi televisivi. La gara canora, perché c'era anche quella, tra Amy Stewart e Leali, era praticamente la gara canora sulle canzoni proprio di quegli anni interessati dal quiz, perciò era tutto a tema, e praticamente anche questo Fantastico fu abbinato alla Lotteria Italia. Il varietà non riscosse successo per niente, fu infatti sempre battuto dalla concorrenza. Qual era la concorrenza? C'era la corrida di Corrado su Canale 5, cioè praticamente Corrado batteva sempre tutte le settimane in audience questo Fantastico, talmente tanto che alla fine Montesano decise di abbandonare il programma e fu sostituito da Giancarlo Magalli. Ci rivediamo allora fra poco con Amedeo Minghi in collegamento. Ma perché te la prendi? Scusa, ma perché sei proprio una rompipalle? Andiamo. Questo Fantastico 13 aveva questo numero che insomma per alcuni è un po' dubbio, e infatti effettivamente insomma non fu un grande Fantastico. A un certo punto Montesano lasciò e fu sostituito da Giancarlo Magalli. La trasmissione, a partire dalla sesta puntata, cambiò anche il titolo. Non si chiamò più Fantastico Enrico, ma si chiamò Fantastico Chi? E nella settima si chiamò soltanto Fantastico. Con l'arrivo alla conduzione di Magalli vennero apportate diverse modifiche al corpus della trasmissione. Venne data molta più importanza alla gara, ad esempio, e diventò la gara l'elemento principale dello show, mentre i momenti di varietà furono molto ridotti. Sparirono le parodie delle sceneggiate napoletane di Mario Merola, sparì la sfida canora fra Leali e la Stewart, e proprio nella prima puntata della gestione Magalli, nel palese tentativo anche di attirare il pubblico giovanile che fino allora guardava Corrado su Canale 5, furono invitate come ospiti musicali le Spice Girl, pensate un po', nel periodo in cui queste erano all'apice del successo. Nonostante i cambiamenti apportati, questo programma, pur migliorando negli ascolti, perché si passò da 4 milioni e 8 a 7 milioni e 3, perciò insomma andò un po' molto meglio, continuò però ad essere battuto sempre dalla corrida di Corrado, e quindi si decise di concludere questa sfortunata stagione. L'ultima puntata venne trasmessa il 6 gennaio del 98 e la Rai decise di non trasmettere mai più Fantastico. No, mi arrendo, confesso tutto, la vera Carrà è lei. Perché se sta bien. E si conclude la serie dedicata a Fantastico. È stata una storia bellissima, bellissima, e diciamo anche un po' tristissima, perché è iniziata veramente alla grande con ascolti tipo Sbarco sulla Luna, per poi terminare in maniera così ingloriosa. Ma succede spesso, però, a questi grandi programmi televisivi, ma questo accade anche alle grandi manifestazioni di gare canore, è successo a tantissime, che iniziano piene di entusiasmo e piene di gloria e poi a volte finiscono a sfumare, cioè che finiscono piano piano e non te ne accorgi, a volte finiscono proprio drammaticamente, e questo è il caso di Fantastico, finito drammaticamente purtroppo. Però
finito come è finito, ma è stata una storia bellissima e io ringrazio ancora chi me l'ha consigliata, perché è stato un bellissimo viaggio nella televisione italiana, un bellissimo viaggio proprio storico, ecco, nella storia del varietà della televisione italiana. Grazie. Se vi piace l'intera playlist dedicata a Fantastico e quindi questa serie, vi dico che nel mio canale c'è la playlist che è dedicata proprio alla storia degli show televisivi, i programmi televisivi, i grandi show della televisione. Andate a vedere, nel mio canale c'è un'intera playlist, all'interno troverete anche tutta la serie dedicata a Fantastico, che con oggi si conclude. Vi ringrazio per la visione, vi aspetto chiaramente per altri vlog sul mio canale e quindi ci ritroviamo la prossima volta. Ciao da Ale.